Carla, vediamo le notizie di questa sera su Sky TG24, le ultime dal Medio Oriente. Blinken è in viaggio verso 5 paesi arabi, Cisgiordania e Israele. In Libano oggi i funerali del numero 2 di Hamas, mentre Nasrallah promette una lotta senza limiti a Israele. Evidente attacco di Israele, ha detto il leader di Hezbollah. Gli alleati arabi minacciano pesanti rappresaglie. Blinken tornerà in Medio Oriente oggi. Ieri strage in Iran dell'anniversario dell'uccisione del generale Soleimani, capo dei Pasdaran. Iran è nemico di Israele. L'ONU dice che preoccupano gli inviti ai palestinesi a lasciare Gaza. Meloni ha detto l'escalation può avere conseguenze inimmaginabili. Rimaniamo in Medio Oriente, TGCOM 24, di nuovo sulla strage in Iran. Invece l'Arabia fa sapere che l'ISIS ha rivendicato l'attentato a Kerman. Lo Stato Islamico sui social scrive colpire ovunque ebrei e cristiani. La politica interna invece sull'ANSA. Meloni: non accetto le scelte di altri, preferisco andare a casa. E su Pozzolo ha detto sospeso da Fratelli d'Italia. La Presidente del Consiglio ai giornalisti: non ho ancora deciso se candidarmi in Unione Europea, dice. L'inchiesta invece sugli appalti ANAS ha detto ritengo che Salvini non debba riferire in aula. ADN Cronos di nuovo sul caso Pozzolo. Intanto il ferito Luca Campana presenta querela in procura. L'uomo è rimasto ferito alla festa di Capodanno a Rosazza da un colpo di pistola. Carla, erano queste le notizie di questa sera. A te.